Ok, allora aquile fatte fuori, vediamo un attimino a che punto siamo con la gestazione delle nostre bestioline. Vediamo un pochino, vediamo. Ok, non manca tantissimo, pochi minuti. Lei mi ha fatto cacca, io sto aspettando un cucciolo. Signora, altra cacca. No, no, Jack, volevo prendere la cacca per gli scarabei, ok? E anche qua non manca tantissimo. Ok, ok. Allora andiamo a dare un po' di cacchina ai nostri scarabei, che a giudicare da come si stanno muovendo le scritte stanno ancora sclerando. Ma a sto punto penso che non scopriremo mai perché, non lo so. Vabbè, me ne farò una ragione, li tengo così, che ci devo fare, cioè, a un certo punto. Mi rassegno. Ok, manca veramente poco, questione di un minuto. Fammi prendere ancora un po' di carnina, perché mi sa che la tigre e il lupacchiotto ci nasceranno contemporaneamente, quindi avremo bisogno di un po' di carnina per sfamare le piccole creature appena nate. Ok, dai, pochi secondi, dai che voglio vedere il cucciolo, fammi vedere il cucciolo. Dov'è? È ancora incastrato. Ok, è sceso. Vieni piccolo lupacchiotto, tutto mio, ciao cucciolo, è minuscolo. Aspetta che gli do un po' di carne. No vabbè, adorabile, è bellissimo, guarda il musetto. No vabbè, guarda il musetto, che tenerezza, che dolcezza. No, è tutto da coccolare, ne voglio un migliaio di questi. No, vabbè, io mi farò un branco gigantesco. Cos'è sto casino? Sento passi. Non è la tigre. Oh no, mi è nato il rinoceronte. Oh no. No, ma sta per nascere la tigre. C'è il rinoceronte in giro, mi sa, sento passi. Tigre, aspetta, piccolo. Fatti imprintare un attimino. Aspetta, no, non riesco neanche a entrare nell'inventario, tanto è piccolo. È minuscolo, è una pulce, cioè è un gatto praticamente, un cucciolo di gatto, non è un cucciolo di tigre, è troppo piccolo. Aspetta, fatti vedere. No, vabbè, la tenerezza è finita. Ma non possono restare così? Cioè, perché devono crescere? Lei fa cacca, le sembra al momento. Io ero presa dal momento tenerezza e lei mi fa cacca in faccia. Vabbè. Allora, ascolta, ti do ancora un po' di carnina e vado a cercare, mi sa, il rinoceronte. Io penso sia il rinoceronte, vero? Piccolo lupacchiotto, tu stai fermo qua, non ti muovere. Aspetta, io lo tolgo. No, io ho tolto il wandering. Ok, adesso sì, perfetto. Aspetta, chiudiamo così evitiamo le fughe dei cuccioli. Fammi prendere un po' di bacche, che almeno riesco a dare il cibo al rino appena lo becco. Rino, io sento i passi, ti sento camminare ma non ti vedo, dov'è? Aspetta, mi sta seguendo il tigrotto. No, stai fermo, meno male che ci ho messo la ringhierina. Rino? Piccolo rino, vedo cacche, sento i passi ma non vedo cuccioli di rino. No, ragazzi, dai, davvero. Porca miseria a me che metto tutti ad accoppiarsi e a fare cuccioli contemporaneamente, aiuto! Rino, dove sei? No, non lo sento più camminare. Aspetta, sì, ora lo sento. Ah, è laggiù, l'ho visto! No, vabbè, ma è piccolissimo, porca miseria, mai che l'avrei visto altrimenti... Porca miseria! Meno male che l'ho trovato, rischiava di morirci. Già c'hanno la vita a schifo quando nascono. Ok, aspetta, disable wandering subito. Ok, aspetta che ti do pappetta così non ci muori. Ok, no vabbè, per un attimo ho pensato che mi morisse in mezzo alla base così. Ok, il rino mi sta seguendo, penso che arriverà giusto tra un paio di giorni perché è lentissimo. Già finito la carne, il lupacchiotto ha finito la carne. Cacchiarola appena in tempo. Cavolo, questi rischiano di morirci di fame. Lei tigrotto proprio qua all'ombra si doveva mettere, che già è scuro, non la vedo, porca miseria. No vabbè, però sono adorabili. Guarda, si accuccia anche per mangiare. Mi sto sciogliendo. Jack, da te non ti si scioglie il cuore a guardarli, dai. Ma... ha la coda mozzata. Cioè non ha la coda, un monchirino il lupo. Vabbè, rino, dov'è il rino? Dov'è il rino? Sento di nuovo i passi ma non lo vedo. Mi stava seguendo però. È qua di... Aspetta, è dietro Joe tipo. Vedere. Sì, è incastrata tra Joe e il rino. Ok, piccolo rino, vieni di qua, riesci a seguirmi? No, è rimasto bloccato. Mi sa non riesce a seguirmi. Ok, spostiamo Joe. Rino, però tu sei appena nato e già stai rompendo le scatole in una maniera indicibile, eh? Non è un buon inizio. Vediamo di portarlo direttamente dentro la gabbietta con... No, mi è sfuggito fuori. Joe è caduto. Vabbè, aspetta. I casini. Rino, sei nato da poco e già prevedo casini con te, eh. Io prevedo tanti casini con te. Ce la fai a seguirmi? Aspetta, facciamo che gli... No, gli ravviciniamo il seguimi, cioè gli mettiamo la distanza ravvicinata. Ok, fermati, qua va benissimo, stai fermo qua, non ti muovere, non respirare. Ciccio, anche tu che sei messo lì, porca miseria, non ti vedo. È minuscolo, veramente invisibile, poi messo lì all'ombra, al buio. Cioè, chi lo vede? Vieni alla luce, al centro, insieme agli altri, grazie. Ok, troppi cuccioli, tutti insieme. Il casino, l'ansia, il caos. Oh, un attimo di tregua.
Ok, allora la zona diventa sempre più affollata, quindi vediamo di togliere anche la nostra Dana dalla recinzione. Così facciamo un po' di spazio per il rino, che in teoria dovrebbe crescere molterrimo e anche abbastanza velocemente. E sarà un casino farlo uscire. No, vabbè, io starei tutto il giorno qua a guardare questo cucciolo. No, lo so, io dovrei costruire mura in teoria. Però guardate quanto è tenero, non riesco a staccare gli occhi di dosso. Jack, no, dai, Jack, spostati. Jack, girati, ti prego, ok. Oh, il lupacchiotto sta crescendo a una velocità indicibile. È troppo bellino, però cresce veramente tanto velocemente. Anche il cucciolo di rino, praticamente è un rinoceronte in realtà rimpicciolito. Cioè, non è un rincucciolo, è semplicemente un rino, ma rimpicciolito e schiacciato. Aspetta che c'ho il nome. Dobbiamo finire la famiglia degli Aristogatti. E visto che è una femmina, la chiamiamo Minù. E beh, cioè mi sembra logico. Mi sembra più che logico. Minù è perfetto, ci facciamo tutta la famiglia degli Aristogatti, benissimo. E il lupetto invece, che è maschio, non so come chiamarlo. No, aspetta, ce l'ho. Aspetta, è maschietto, lo chiamiamo Derek. Derek, che era un personaggio che io amavo, ero veramente innamorata della serie TV Teen Wolf e mi piaceva veramente tanto, quindi Derek direi che è appropriato. E il piccolo di Rino invece lo chiamiamo Rinetto. Rinetto mi sembra più che appropriato. Ah no, è femmina, scusi, Rinetta. Sì, non ho tanta fantasia, abbiate pazienza in questo periodo, vado molto così, ecco, a braccio. Cucciolo di megalocero in arrivo, dai, che bellino, speriamo che sia maschietto, che mi piacciono troppo le corna gigantesche che c'hanno. Fa vedere? No, femminuccia, va bene, non importa, sei carina lo stesso, piccola megalocera, vieni qua. Aspetta, disabilita tutto, a parte che non si sta muovendo, è immobile. Ciccia, ma sei viva? Sì, muove le orecchie, quindi è viva, vieni qua alla luce che ti vedo un attimo bene. Aspetta che rubiamo un po' di bacche alla piccola rinetta. Ciao piccola femminuccia, ha la testa gigante, cioè ha le zampe sottilissime, piccolissime e la testa gigantesca. Guarda com'è bellissima, è tutta totalmente deforme. Aspetta, prendiamo ancora un po' di baccucce di altro tipo. No vabbè, guarda le orecchie come si muovono, è adorabile. Cioè è una tenerezza infinita, che cucciola. Fa tenerezza e impressione allo stesso tempo, perché appunto è un po' deforme come bestia. No vabbè, cioè guarda le orecchie, su, giù, destra, sinistra, su, giù, su, una su, una giù, una su, una giù, no vabbè. Si incasina tantissimo con queste orecchie, ma perché fa così tutto il tempo? Ok, no, io questi cuccioli sto un po' perdendo la cognizione del tempo, in compenso gli scarabei laggiù, mi sa che stanno ancora sclerando. Ok ragazzi, no, dobbiamo capire che succede, perché mi mette ansia vederli impazzire così dentro la nostra serra. Allora aspetta, intanto diamogli un pochino di cacchina, che tanto ne abbiamo. No, ho fatto una cacchiata, aspetta che gli rimettiamo tutto nell'inventario, ok. E io devo capire che succede, devo capire che succede, perché mi stanno facendo impazzire. Cioè guardali come corrono, gli fischio di stare fermi e non stanno fermi manco mezzo secondo. Non è normale, non è per nulla normale, che cavolo sta succedendo ai miei scarabei. Ah, c'è l'inventario pieno, questo, aspetta. Ma c'è... Sta seguendo Joe, porca puzzola, ecco perché stanno sclerando. Ora segue me, gli dico di stare fermo. Anche a te, vieni qua, stanno seguendo Joe. Ma porca, ecco perché stanno sclerando in questo modo. Ma cacchiarola, a me che non avevo visto prima la scritta, ma porca miseria. Aspetta, segui me, ok, e poi stai buono, aspetta. Ok, adesso è tutto a posto, giusto? Ora siete calmi, tranquilli, sì. Sì, ok. Oh, finalmente, alleluia, abbiamo capito perché scleravano, alleluia. Ok, ultimo cucciolo della giornata. Mammut, due mammut, no, no due, no parto gemellare, no due, aspetta. No, ma perché le bestie gigantesche fanno sempre i parti gemellari? Ma io dove me li metto? Vabbè dai, ci abbiamo spazio, dai, non è vero. A sto giro per i mammut ci abbiamo spazio. E sono stati molto peggio i brontosauri. Ok, aspetta, diamogli un po' di pappa, ok. Ok, aspetta, fatti vedere. Anche questo deforme, perché c'ha la testa gigantesca, la proboscide minuscola e il corpo minuscolo. Ma tu tizio sei in mezzo, cioè sei in mezzo nella terra, ma... Aspetta, disable wandering, tanto per cominciare, pure a te, così stanno ferme, ok. Ok, aspetta che gli metto che mi devono seguire vicinissime, così forse li riusciamo a mettere... No, aspetta, che... No! Ma che schifo, signora, ma mi fa la cacca sul cucciolo.
Ma che schifo, ma no, ma poverino, ma guarda, è immerso nella cacca gigante, è inguardabile. Aspetta che te la tolgo, no, che cosa schifosa, è bruttissimo, povero cucciolo. Cioè, proprio nato nella merda, è una... Cioè, mamma mia, il tuo destino è segnato, piccolo, piccolo mammut. Oh, vabbè, vabbè. Aspetta, ma mi sta seguendo solo uno? Mi sa che mi sta seguendo solo uno, l'altro si è offeso perché gli hanno cagato addosso e non si muove più da lì, si vergogna. Scusi, piccolino, piccola mammut, mi può seguire? Ma lei è già su following. No, è incastrata sottoterra, cioè è nata incastrata sottoterra e si è beccata anche una cacca in faccia. Cioè, proprio una nascita traumatica, povera piccola. Ma tizia, no, come faccio a toglierla dalla terra? Cioè, è incastrata, non riesco a capire. Aspetta, forse devo spostare la mamma. Mi sa che devo provare a spostare la mamma. Che mammutona, non mi schiacci la cucciola per cortesia, già le ha cagato in testa. Cioè, ho capito che non la sopporta, sta piccola appena nata. Vabbè, piccola, ora riesci a seguirmi? Sì, si gira e mi segue? Aspetta. Oh, cacca, aspetta, fammi raccogliere, ok. No, non mi segue, è comunque bloccata tantissimo. Ma perché? Ma... Allora, il rino e questa mammutta, questa mammutina, mi sa che partiamo male, partiamo tanto male, io prevedo tanti frastimi all'orizzonte. Ah, ora si è sbloccata, ok, vieni, seguimi vicino alla tua sorellina, fratellino, al tuo fratellino. Ah, quindi abbiamo un'altra coppia di mammut, che carini, bene. Vieni, no, quella caga, cagano sempre sti mammut, cagano in continuazione, aiuto. Voi bestie state tutte bene? Ah, il rino sta crescendo in una maniera indicibile, lo dobbiamo far uscire. Rino, cerca di uscire da questa parte. Ferma, ok. Wow, niente, siamo super sincronizzati però. No, ma guarda che carini che sono, sono bellissimi, sono ridicoli e bellissimi. No, vabbè, che tenerezza. Rino, lei non riesce a uscire dalla porta, vero? No, c'è troppa gente in mezzo, no. Piccolo, aspetta, fammi vedere se riusciamo, se ti... Ok, ah, ti avevo anche bloccato, c'hai anche ragione tu. Riesci a girare, non riesci a girare, no, è bloccatissimo, ok, aspetta che ti tolgo la ringhiera. Esci da qui, vieni. No, aspetta, oh, fermo, calma. No, sono bloccata nel cucciolo di Rino. Sono bloccata nel cucciolo di Rino. No, oh, che schifo, vedo la lingua, vedo la bocca, vedo i denti. Oh mio Dio, che scena orrenda. No, Jack, ti prego, usciamo. Jack, riusciamo a uscire? No, non riesco a muovermi. Jack, mi fa impressione, ti prego, sto per vomitare. Mi fa tanta impressione. Riusciamo a uscire, ti prego. Jack, ti prego, usciamo. Rino, io lo sapevo che era iniziata male con te. Era iniziata male e sta continuando ancora peggio. Ti prego, possiamo uscire dal cucciolo di Rino? Oh, grazie. Finalmente siamo riusciti a sbloccarci. No, vabbè, ragazzi, questi sono traumi. Cioè, io ho gli incubi la notte per ste scene. Ma stiamo scherzando. Aiuto. Ok, allora vediamo di procacciarci un po' di bacche, perché sono tanti. Aspetta, ovetto. Yuya, tu mi stai dicendo che vuoi fare un ovetto fecondato, vero? Questo era un chiaro segnale. Tranquilli, a breve, ve lo giuro. Devo aspettare un attimo che mi passino i traumi per queste nascite e poi vi faccio accoppiare pure a voi. Vediamo se riusciamo a prendere un po'... aspetta, ho visto gente che fugge. Io volevo prendere... Perché tu fuggi? Io volevo prendere le bacche con il rino, perché col mammut non ne stiamo prendendo tante. Però vedo gente che fugge. Perché la gente fugge? Da cosa stavi fuggendo? Dallo Yu Tyrannus, che è là in fondo insieme ai Carno. Porca puzzola. Ogni tot minuti questi spawnano puntualmente a fianco alle mie mura. Io mi dico, ma perché? Devo finire le mura al più presto. Devo assolutamente finire le mura al più presto. Mi sa che prima degli ovetti, per forza di cose, devo finire la recinzione, perché altrimenti qua mi attaccano. Le piante vedo che non stanno crescendo, quindi non stanno servendo a una merita cippa. E c'è anche il carno alfo, ovviamente. Beh, non poteva mancare. E la lupi. No, ragazzi, è un déjà vu. Cioè, un déjà vu è la storia che si ripete all'infinito. Cioè, avete presente quelle serie TV dove c'è quasi sempre l'episodio dove il protagonista si rivive la stessa giornata all'infinito? Io e Jack siamo bloccati in uno di quegli episodi. Eccolo, io Tyrannus che urla, che il carno che attaccano bestie. È un déjà vu. È la giornata che si ripete uguale identica alla precedente.
Sto impazzendo. Ora capisco un po' anche gli scarabei che stavano sclerando. No, vabbè, allora era per un altro motivo. Però, ragazzi, avete veramente rotto le scatole. Basta, moriteci tutti. Basta, mi sto sclerando tantissimo. Ora se lo Yuyu qua urla, mi ammazza. No. Ah, no, ok. L'ho fatto prima fuori io, ok. E vabbè, la strage, ci siamo uccisi un sacco di bestie. Cioè, abbiamo ucciso tutti. No, vabbè, Jack, la rabbia. Anche Joe, la rabbia. No, vabbè. Cioè, questi scleri improvvisi. Va bene, ok. No, ripeto, queste giornate che si ripetono uguali alle precedenti ci stanno facendo un po' uscire di testa. Non è vero, Jack? Com'è che diceva il cappellaio matto? Siamo tutti un po' pazzi qui. Già, anche noi, anche tu, siamo tutti un po' folli in questa zona. Ok, va bene, la smettiamo. Io e Jack siamo un attimo rinsaviti, anche se vedo lampi ogni tanto. Le bestie stanno crescendo a una velocità incredibile. Sono già adulti, io praticamente non riesco a passare. No, vabbè, adulti no, sono ancora giovincelli. Però stanno occupando veramente tanto spazio e devo chiudere e aprire la porta per poter passare. Ok, anche voi ragazzi state crescendo un pochino. Sì, state assumendo forme un pochino più normali, quantomeno. Ciao piccola roccetta, te lo giuro, adesso ti vado a procurare un maschietto, te lo giuro. Io vedo lampi, io ogni tanto vedo lampi, ora no. Ark sta impazzendo con me? Ark sta impazzendo, cioè Ark è sempre... Sì, io ho visto lampi, li ho visti di nuovo. È un'allucinazione, sono allucinazioni, oh mio Dio, stiamo impazzendo! Piantine, voi come state? Riuscite a darmi un po' di soddisfazione sparando a qualcuno? Che schifo, si sono formate tutte quelle specie di ragnateline che dicevo prima. Vabbè, fertilizzanti ne hanno tipo tutta la vita. Cioè non lo finirete mai. No, gioco, non ti incasina. Gioco, ok, grazie. E vabbè, io spero che prima o poi sparino a qualcuno, perché altrimenti sono inutili messe qua così. E io le ho fatte proprio per riparare, cioè quantomeno proteggerci un pochino. C'è nessuno? No, non c'è nessuno, vabbè. Speravo che sparassero a qualcosa. Va bene, allora vediamo di riprendere dove eravamo rimasti e raccogliamo un po' di bacche con il nostro Rino e... No, quello è uno Yutirannus. Vedo la testa, quello è uno Yutirannus, porca puzzola! Ma perché mi spawnate di qua? Ho appena chiuso le mura da quel lato, ma non è giusto! Io, dannazione, ho appena chiuso le mura dall'altro lato, quindi perché voi adesso mi arrivate da quest'altra parte dove non sono ancora riuscita a piazzare due mura? Non è giusto, questo è un complotto malefico di Ark. Ark sta cercando di farci impazzire, Jack, Ark ci sta facendo impazzire. Falli cadere di sotto, ti prego, veloce, falli cadere di sotto, io sto sclerando. Oh, quanti casini tra i cuccioli e gli attacchi di queste bestie. Urla, sì, certo, ora urlo anch'io, tizio. No, oh, dove giri? Torna qui. Ah, bravo, obbedisci quantomeno. Vai giù, bravo. Oh, quantomeno ogni tanto mi danno ascolto, Oh, ok. Jack, seduta di yoga, che ne dici? Una breve seduta di yoga in questo caso ci starebbe tantissimo, ci farebbe tanto bene. Allora ragazzi, io direi che per questo episodio possiamo finirla qui, perché io e Jack stiamo diventando un po' pazzerelli, un po' tanto pazzerelli. E quindi mi sembra il caso... Aspetta, ho visto... Vedo movimento dietro le mura. Io ho paura ad andare per di là, sto chiudendo l'episodio, non voglio vedere i lupi! Ok, va bene, sono calma, sono tranquilla, non sto impazzendo. Lupi, seguitemi, lupi, per di qua. Seguite l'aquila, grazie, ok. Ok, 1, 2, 3 e 4, perfetto, ok, grazie. Va bene ragazzuoli, per evitare di impazzire ulteriormente direi che possiamo concludere qua. Io vi mando come al solito un enorme abbraccio e un bacione. E niente, ci vediamo al prossimo episodio sperando di essere un pochino più calmi. Ciao!